Nocera Inferiore, il palacoscione di Nocera Inferiore, al centro di un'importante iniziativa di sport italiano. Dall'11 al 14 maggio, infatti, la struttura di Viale San Francesco ospiterà la finale nazionale del 17° campionato di tennis tavolo promosso dal Centro Sportivo Italiano. Una rassegna che è promossa dal CSI, è organizzata e coordinata dal Comitato Zonale di Nocera Sarno e da quello di Cava dei Tirreni, con il coinvolgimento di alcuni partner privati, in particolare delle amministrazioni comunali di Nocera e Cava. È un sogno che si avvera, riusciamo grazie a una grande sinergia e su questo permettetemi di ringraziare l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore, l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni, i miei collaboratori, Ciro Stanzone, il responsabile del centro zona e tutte le istituzioni, il CONI e la federazione. Riusciremo a portare dopo 25 anni un momento nazionale, le finali nazionali del centro sportivo di tennis tavolo dall'11 al 14 maggio qui a Nocera e a Cava. Sono previsti circa 500-600 atleti e 800 partecipanti tra dirigenti, tecnici e accompagnatori, quindi è un gran bel momento. Saranno ospitati sui vari alberghi della zona, tra Cava, Nocera, San Severino e Pompei, e si giocheranno per 3 giorni di gara al Palacoscioni di Nocera. Saranno montati 25 tavoli da gioco, quindi un qualcosa di importante, di imponente, per 3 giorni di gare piene con le premiazioni finali di domenica al Palacoscioni a mezzogiorno. Dopo 30 anni si riaffaccia grazie alla collaborazione dell'amministrazione Torquati che mi ha messo a disposizione la dottoressa Pacelli a collaborare. Abbiamo messo un programma su per altri sport, fra cui questo. È un anno che ci stiamo lavorando dal maggio scorso e abbiamo avuto la fortuna dell'assegnazione da parte del Centro Sportivo Nazionale di questo evento che vedrà impegnati all'incirca 600 ragazzi provenienti da tutta Italia più il seguito. Dopodiché, questo impegno porterà per 3 giorni questi ragazzi nel nostro agro con la premiazione finale e in più di concerto in collaborazione col Comune di Cava che ci curerà anche un po' l'aspetto logistico e turistico del territorio, porteremo avanti questa manifestazione.